Paola, ci troviamo nel cuore del Parco della Maiella. Sì, siamo a Caramanico Terme, nelle Terre Pescaresi, in provincia di Pescara, e siamo nel cuore storico e geografico del parco. Ci troviamo infatti dentro la Valle dell'Orfento, che è una delle valli più spettacolari della Maiella, nella quale è stata istituita una riserva naturale già nel 1971 dal Corpo Forestale dello Stato, che poi è stata inglobata in un'area protetta più vasta che quella del Parco della Maiella. Voi come guide cosa organizzate per i turisti che vogliono visitare il parco? Noi siamo guide ambientali escursionistiche e organizziamo escursioni su tutto il territorio del parco, escursioni soprattutto naturalistiche di diversa durata, diversa difficoltà, quindi ci rivolgiamo ad un target abbastanza ampio che va dall'escursionista esperto al bambino della scuola primaria o della scuola secondaria. La Maiella è uno dei territori d'Abruzzo, ma anche dell'Italia, con una elevatissima biodiversità, soprattutto dal punto di vista floristico. Abbiamo oltre 2100 specie vegetali diverse, alcune di queste endemiche della Maiella ed esclusive del parco. Ma anche se parliamo di fauna, nel nostro parco vive il lupo, che è il nostro simbolo, ma anche l'orso bruno marsicano, il camoscio appenninico con una popolazione di oltre 800 esemplari, ma anche rapaci come l'aquila reale. E poi so che questi sentieri hanno anche un aspetto spirituale, se così possiamo dire. Certo, fin dall'antichità la Maiella è stata considerata la montagna madre dalle popolazioni che vi hanno vissuto ed ha sempre ispirato una certa spiritualità e sacralità. Pensiamo ad esempio al Medioevo, quando qui c'è stata l'esplosione del fenomeno eremitico e abbiamo avuto nel nostro territorio anche una figura importante come Celestino V, che qui ha vissuto per gran parte della sua vita e ha edificato eremi che ancora oggi sono visitabili, come San Giovanni all'Orfento oppure San Bartolomeo in Legio, ma anche San Spirito, che si trovano in tutta quest'area della provincia di Pescara. Quindi percorrendo questi sentieri si può arrivare ancora oggi a visitare questi eremi? Certo, questi eremi si possono visitare o attraverso sentieri escursionistici di diversa durata e diversa difficoltà, ma anche con i mezzi, quindi sono eremi che possono essere visitati da tutti. Quindi possiamo dire che chi viene a visitare il Parco della Maiella trova sicuramente flora e fauna ricchissime, ma anche tanta cultura. Certo, può unire sicuramente l'aspetto naturalistico a quello storico e culturale.